Partiranno in settimana i lavori di riqualificazione sul lungomare sud di Pescara, una veste completamente nuova e spazi più ampi per pedoni e ciclisti per un importo complessivo di 800.000 euro. In realtà molto è stato già fatto, anche stamattina un paio di operai erano intenti ad alcuni interventi minimi, ma il lavoro entrerà a pieno regime nei prossimi giorni in un cantiere che sarà attivo almeno per i prossimi 5 mesi. Intanto nessuna modifica alla viabilità e dunque disagi contenuti per gli automobilisti. La sistemazione della strada riguarderà percorsi carrabili, ciclabili e pedonali, senza sacrificare un solo posto auto. La pista ciclabile e pedonale passerà dall'attuale dimensione di poco più di 5 metri ad 11 metri. Sarà ingentilito anche l'arredo urbano con nuove siepi, panchine e perfino una suggestiva fontana all'altezza del teatro d'annunzio. Il progetto prevede anche il rifacimento di tutti i marciapiedi, anche delle vie limitrofe come via De Titta, via De Nardis e via Pepe, e nel tratto più a ridosso di piazza Le Laudi, da sempre più buio rispetto alle altre zone, sarà impiantata una nuova illuminazione. Da sottolineare anche l'ampliamento della pineta che arriverà a ridosso della spiaggia con la piantumazione di nuovi pini e lecci e un piccolo stagno fino alla realizzazione di un giardino dunale nel tratto di spiaggia libera. Aumento esponenziale del verde inoltre con 260 arbusti e oltre 800 specie erbacee tipiche della macchia mediterranea, oltre a un nuovo prato di oltre 2200 metri quadri. Il tutto dovrebbe essere completato entro l'estate. Ma è qui che si innescano le polemiche. In una nota il presidente regionale di SIB Confcommercio Riccardo Padovano dice: è una follia pensare che gli operatori balneari possano sopportare un'altra stagione estiva fra rumore, polvere e disagi per la clientela come quella dello scorso anno. Chiediamo quindi lo stop ai lavori da fine aprile a metà settembre, di procedere con immediatezza all'ampliamento della superficie destinata ai parcheggi adiacenti al lato nord del teatro d'annunzio, dotando la stessa di adeguata segnaletica utile a indicarne l'accesso.